È pronta, la regia è pronta. Siamo Dovremmo su essere. Facebook. Ci siamo? Sì, siamo su Facebook. Vediamo un po', così la condivido anch'io prima di partire. Via. Perfetto. Vediamo un po'. Arrivo subito. Perfetto. Bene, allora, intanto buona serata a tutti ragazzi, ben trovati anche su questo gruppo Zoom, su questa video chat Zoom, con l'argomento di oggi che è appunto quello in cui spiegherò come l'analogista, oltre al suo lavoro normale di aiutare appunto i propri clienti per poterli mettere in condizione di superare i loro blocchi, le loro difficoltà, eccetera, eccetera, quali sono le modalità che utilizza anche per poter aiutare non soltanto attraverso il percorso di riequilibrio, ma anche attraverso fornire gli strumenti, le tecniche necessarie al proprio cliente per poter essere, autonomo nella gestione delle proprie difficoltà e dei propri disagi. Quindi intanto facciamo una piccola carrellata al volo nel capire chi è l'analogista e che cosa fa. L'analogista, come ben sapete, è una figura che si occupa di gestire attraverso la conoscenza di tutte le discipline analogiche, in particolar modo dell'ipnosi premeridiana, della comunicazione analogica, della filosofia analogica e della fisiologia, aiuta il proprio cliente per poterlo mettere in condizioni attraverso un percorso di riequilibrio emotivo, al fine appunto di riuscire a calibrare ed equilibrare le due istanze, che sono la nostra istanza logica, quindi il nostro io razionale, e il nostro io emotivo, la nostra istanza emotiva, che è per l'appunto il nostro inconscio. Quindi il lavoro dell'analogista è quello di aiutare il proprio cliente, attraverso appunto, come ho detto, il percorso di riequilibrio emotivo, a far sì che queste due istanze, logica e analogica, possano unirsi e andare appunto nella stessa direzione. Ovviamente il percorso primario è la parte più importante che riguarda appunto questo sviluppo dell'equilibrio emotivo, è per l'appunto il percorso in sé, che si basa sulla gestione di alcuni incontri, e questo poi lo stabilisce l'analogista insieme al proprio cliente, alcuni incontri, in particolar modo incontri settimanali, a scadenza settimanale, che permettono appunto di poter raggiungere gli obiettivi che vengono prefissati di volta in volta. Quindi intanto andiamo a capire qual è questo percorso per poi spiegarvi come appunto si può fare per lavorare anche da soli. L'obiettivo dell'analogista, come dicevo, è far sì che queste due istanze possano lavorare nella stessa direzione, e spesso e volentieri noi invece sappiamo che questa dinamica di dislivello fra i due elementi, conscio e inconscio, spesso e volentieri si manifesta nella nostra vita, e si manifesta attraverso quelli che noi chiamiamo effetti collaterali. Gli effetti collaterali, cari amici, non sono nient'altro che gli aspetti sintomatici che noi viviamo nella nostra vita: ansia, angoscia, paura, paranoia, ma non solo, ma anche gli aspetti legati ai blocchi che possiamo percepire, quindi il blocco nel sentirsi sicuri di poter conquistare i propri obiettivi, il blocco nel sentirsi incapaci di riuscire magari a portare avanti determinati obiettivi o determinati concetti. Tutte queste dinamiche non sono nient'altro, ripeto, che degli effetti collaterali che derivano da una malgestione della nostra comunicazione interiore, se vogliamo. Perché? Perché noi oggi siamo abituati a identificarci principalmente nella nostra istanza razionale. La nostra istanza razionale sarebbe il nostro io logico, quindi io sono Armando perché penso in un certo modo, ragiono in un certo modo, e quindi di conseguenza ne viene fuori che il mio pensiero logico-razionale è più forte, è più giusto rispetto al mio pensiero invece emotivo e istintuale.
E questo è un errore, vedete qui mi gratto il naso, ecco qua appunto per comunicazione non verbale. Questo che cosa avviene? Avviene perché noi siamo abituati a livello istintivo a identificarci appunto in questo io razionale, in questo io logico. Derivante da cosa? Derivante da una cultura, se vogliamo, ormai possiamo dirlo millenaria, di prevaricazione della logica rispetto alla nostra parte emotiva, rispetto al nostro inconscio. Ricordiamoci il periodo medievale in cui appunto ogni tipo di forma di espressione emotiva veniva messa a rogo nel vero senso della parola, non per scherzo, ma nel vero senso della parola. Quindi l'idea di lavorare dal punto di vista della stregoneria, della magia, eccetera, eccetera, che poi, a prescindere dal credo personale, intendiamoci, sicuramente sappiamo che all'epoca qualunque forma, anche empatica, presente all'interno delle persone, veniva vista come una forma esoterica, una forma magica. E quindi anche lì l'espressione emotiva diventava da perseguire. Fino ad arrivare al periodo illuministico, al periodo della ragione, appunto, nel vero senso della parola, in cui era la ragione stessa a diventare l'essenza della nostra vita, del nostro modo di essere, tant'è vero che Cartesio diceva cogito ergo sum, diceva tante altre cose che poi sarebbero da vedere in analisi, ma sicuramente il pensiero che ci è stato trasmesso in maniera più significativa è stato il pensiero della ragione, no? Cogito ergo sum, penso quindi sono. Questo pensiero, cogito ergo sum, ha fatto sì che semplificasse ancora nel corso del tempo l'idea che se io penso e ragiono in un certo modo, allora esisto. Okay? Però continua a rimanere in maniera molto forte che cosa? La discriminazione, passatemi il termine, nei confronti della nostra parte emotiva istintuale, che invece è sempre stata vista come l'elemento da dover tenere sotto controllo, da dover schiacciare, da dover gestire, perché se lasciato a briglia sciolta, invece poteva creare danno, poteva creare disagio, sofferenza. Attenzione, perché invece è totalmente il contrario se la vediamo dall'ottica analogica, o meglio, noi dobbiamo, attraverso il percorso che facciamo con l'analogista, ridare dignità a quella nostra parte emotiva e istintuale che invece viene costantemente schiacciata e frustrata dal nostro pensiero razionale. D'altronde basti pensare che i meccanismi di difesa che noi mettiamo in atto sono di prerogativa dell'istanza logica, e dell'istanza logica che dal punto di vista pratico, per potersi difendere da determinate condizioni che si verificano nella nostra vita, che cosa fa? Crea appunto questi meccanismi di difesa per far sì di evitare la sofferenza, di evitare il disagio e di evitare il viversi per esempio le emozioni negative. E qui ragazzi c'è da aprire una piccola parentesi. Perché? Perché la distinzione, chi ovviamente segue già i nostri percorsi sa perfettamente di cosa sto parlando, che la distinzione fra emozioni positive ed emozioni negative fondamentalmente la fa la nostra logica, non la fa il nostro inconscio. Per il nostro inconscio le emozioni sono emozioni, non esiste l'emozione positiva e negativa. È la nostra logica che distingue, che ne so, il matrimonio come emozione positiva e il funerale come emozione negativa. Ma lo distingue in funzione di cosa? Lo distingue in funzione dell'esperienza e del condizionamento antropologico e sociale, cioè la nostra società che ci insegna che un certo tipo di emozione è positiva e un certo tipo di emozione è negativa. Tant'è vero che, appunto, ho fatto l'esempio del matrimonio, che fino a qualche anno fa forse doveva essere visto solo ed esclusivamente positivo, ma oggi sappiamo che invece tante persone mi dicono non mi parlare di matrimonio perché è una tragedia, quindi di conseguenza vediamo che è proprio la nostra logica che detta identificazione nei confronti di un'emozione stessa. Tant'è vero che anche, per esempio, il concetto di morte, questo lo spiego sempre durante le mie lezioni, il concetto di morte anch'esso viene visto soggettivamente in funzione dell'appartenenza culturale. La nostra cultura ci spiega determinate cose sulla morte, altre culture, per esempio, identificano il passaggio con la morte ad una vita migliore, ad una condizione migliorativa, e quindi addirittura ci sono alcune culture che magari anziché piangere i loro morti festeggiano il trapasso dei propri cari.
Quindi vedete come effettivamente, ripeto, in base alla cultura cambia l'identificazione che diamo nei confronti di un'emozione stessa. Viceversa però, l'inconscio che cosa fa? L'inconscio non distingue tra emozioni positive ed emozioni negative, distingue solo a livello quantitativo. Quindi ne viene fuori che siccome l'inconscio si nutre di emozioni, sopravvive grazie alle emozioni, quando noi attraverso la nostra logica cerchiamo di privarlo di alcune emozioni per una questione di sopravvivenza, di paura, mettiamola così, andiamo a creare una frustrazione emotiva nei confronti appunto del nostro inconscio. Basti pensare sempre, facendo l'esempio del discorso del lutto, che noi sicuramente facciamo fatica ad accettare di viverci un lutto con, passatemi il termine, serenità. Che vuol dire serenità? Significa viverselo così come viene. Tante volte noi siamo soggiogati da che cosa? Dalla paura di viverci l'emozione, perché abbiamo paura di soffrire troppo. Abbiamo paura non solo di questo, ma abbiamo paura anche del contesto sociale. Non posso farmi vedere che soffro perché se mi vedono piangere pensano che sono debole. Non posso farmi vedere piangere perché altrimenti scoprono appunto il mio tallone d'Achille. O addirittura non posso piangere perché magari, non lo so, le persone che mi stanno vicine, se mi vedono piangere, possono soffrire anche loro ancora di più. Le motivazioni possono essere infinite di quello che ci possiamo trovare. Sta di fatto che quando noi andiamo a chiudere appunto la serranda su un'emozione, andiamo a creare una frustrazione nel nostro inconscio, che invece vorrebbe viversela in maniera naturale, ok? Che succede però? Attenzione ragazzi, che se noi non diamo al nostro inconscio una fonte di sostentamento naturale che deriva appunto dallo stimolo che ha vissuto, viviamo un lutto, sentiamo quell'emozione, ci mettiamo a piangere perché sentiamo di esprimere quell'emozione in quel modo, se noi non facciamo questo passaggio, dando una frustrazione emotiva, quindi non fornendo cibo energetico al nostro inconscio, lui se lo va a cercare da altre parti. Perché l'inconscio deve sempre andare a compensare, ricordiamoci questo, l'inconscio non può sopravvivere senza stati emotivi. Quindi se non li prende da qualche parte, li deve andare a prendere da qualche altra parte. E per esempio, quali sono gli altri elementi dove l'inconscio può andarsi a prendere questi stati emotivi? Indovinate un po'? Per esempio i sintomi. I sintomi, come dicevamo prima, che sono l'effetto collaterale di una malgestione appunto della relazione fra noi e il nostro inconscio, vengono identificati come tali e l'inconscio si va a riprendere il servizio in quegli elementi lì. Perché? Perché è più facile oggi accettare dal punto di vista logico-verbale di parlare di un sintomo, di esprimere un sintomo, piuttosto che di andare a risalire la causa del perché invece stiamo male. Quante volte avete sentito intorno a voi persone esprimersi con anche in maniera molto semplicistica e forse anche troppo eccessiva, con terminologie sintomatiche? Della serie, guarda, oggi lasciami stare perché sono depresso, oppure no, guarda, oggi è una giornata negativa, sono stressato, quindi preferisco, eccetera, eccetera. Beh, se dovessimo andare a vedere le cose come stanno, noi dovremmo chiedere a queste persone, ma tu sai cosa vuol dire realmente depressione? Perché se tu sapessi cos'è realmente la depressione, capiresti che non sei magari depresso. Oppure quando parli di stress e mi dici, guarda, oggi sono stressato, sai cos'è lo stress? Se ci prendiamo il manuale diagnostico e ci andiamo a vedere cos'è lo stress, capiresti che in realtà non sei stressato. Stai vivendo dei disagi, quello sì, è ovvio. Ma questi disagi, ripeto, derivano dal fatto che è preferibile per la tua logica dire sono depresso, ho gli attacchi di panico, eccetera, eccetera, piuttosto che dire non mi sono mai sentito accettato, soffro perché i miei genitori non mi hanno mai fatto sentire il figlio adeguato come avrei voluto essere, come non avrebbero voluto, eccetera, eccetera. Quindi, oppure ancora di più, ragazzi, come abbiamo detto prima, magari invece di viverci il pianto legato a quel lutto, noi lo comprimiamo e non esprimendo quella sofferenza, preferiamo andarci ad identificare nei confronti del sintomo. Perché questo? Perché è più facile, eh? Il sintomo oggi è socialmente accettato. Veramente, ripeto, c'è una facilità d'uso di questa terminologia che ci fa identificare nel nostro stesso sintomo. Sono depresso, sono ansioso, sono stressato,
io sono, cioè come se noi ci identificassimo nel nostro stesso sintomo. E questo che cosa fa sì? Che noi a quel punto, accettandolo in maniera molto più forte, e ce ne identifichiamo e quindi ne paghiamo ancora di più le conseguenze. Bene, allora a questo punto arriviamo al dunque. L'analogista che fa? A cosa serve? L'analogista ci aiuta a far sì che le nostre due istanze, come dicevo prima, possano trovare entrambe la causa originaria del perché noi invece oggi ci agganciamo al sintomo. Come dire, facendo sempre l'esempio pratico del lutto, perché è una delle cose più forti che possiamo provare un lutto, no? Che possiamo anche capire e percepire. Quando noi ci troviamo in una condizione di difficoltà e sintomatica, probabilmente deriva, abbiamo detto, dal fatto che non abbiamo vissuto in precedenza in maniera corretta un'emozione che è stata invece frustrata. Il compito dell'analogista è far sì che attraverso il percorso di riequilibrio si risalga nuovamente a quelle esperienze di vita che sono state compresse, che sono state vincolate e schiacciate, e quindi attraverso, per esempio, l'ipnosi benemiliana andiamo a riaprire quei turbamenti che sono stati compressi e lasciamo che quelle emozioni che in quel momento non abbiamo vissuto in maniera naturale vengano vissute adesso in maniera naturale, ma anche in maniera sicura e controllata. Perché sicura e controllata? Perché avvengono sicuramente in un ambiente protetto, ma soprattutto avvengono in un secondo momento, e quindi la persona si sente anche più serena e più tranquilla di poterlo andare a vivere. Ma che cosa facciamo? È come se noi andassimo a compensare ciò che non abbiamo dato all'euna. Quindi noi diciamo all'inconscio, passatemi un po' questo parallelismo, caro inconscio, io ti do le emozioni che tu non hai avuto quando è successo l'evento X, e in cambio delle emozioni che ti do in quell'evento X, tu oggi permetti alla persona di non agganciarsi più, per esempio, nel sintomo, nell'attacco di panico, eccetera, eccetera. Quindi, detto proprio in termini stretti, e questo è il lavoro che fa l'analogista, tecnicamente si chiama negoziato analogico. Il negoziato analogico è il fulcro, proprio la chiave che serve all'analogista per poter far sì che l'inconscio e la logica del nostro cliente, del nostro interlocutore, trovino l'accordo giusto e che vadano a risolvere il proprio problema. Bene, siccome ovviamente l'analogista ha tutta una formazione specifica per poter lavorare in questo modo e aiutare i propri clienti a poter gestire in questo modo le proprie difficoltà, che cosa facciamo? Attenzione. Noi, come analogisti, durante il percorso di riequilibrio emotivo, quindi incontro 1, 2, 3, X incontri, oltre a fare le sedute di riequilibrio emotivo attraverso l'ipnosi dinamica, l'ipnosi benemiliana regressiva e il negoziato analogico, andiamo ad insegnare anche al nostro cliente come poter gestire in maniera automatica una forma di riequilibrio emotivo. Quindi spesso e volentieri succede che ai nostri clienti noi consigliamo anche di seguire magari dei nostri corsi, perché ovviamente possono acquisire delle competenze molto più specifiche. Ciò detto, però, non vuol dire che ogni nostro cliente debba necessariamente fare i percorsi formativi. Quindi, di conseguenza, siamo noi, durante gli incontri stessi, a fornire le conoscenze giuste per poterlo fare in maniera, ripeto, autonoma. Ovviamente, ragazzi, intendiamoci, è chiaro che le competenze che noi possiamo fornire a un nostro cliente non sono mai le competenze che può avere un analogista che ha fatto un percorso di formazione, intendiamoci. Però sono le competenze necessarie e sufficienti per poter lavorare in maniera autonoma. Quali sono queste competenze? Noi insegniamo sicuramente la parte principale, che è quella legata a, passatemi sempre qui il termine, la diagnosi analogica. Quindi andare a capire innanzitutto come entrare in comunicazione con la nostra parte intestinale, con il nostro inconscio, perché di base si tratta di quello. Cioè, come facciamo noi, sia analogisti che clienti, a capire dove ha origine, dove ha avuto origine la nostra difficoltà e il nostro disagio? Lo facciamo attraverso uno degli strumenti più importanti delle discipline analogiche, che è la comunicazione ipnotica in stato di veglia, quindi la comunicazione analogica. E come facciamo? Andiamo a creare una sensibilizzazione ipnotica molto forte nei confronti del conscio, del nostro interlocutore,
attraverso questa sensibilizzazione poi andiamo a creare un dialogo attivo con la parte emotiva e istintuale. Il dialogo attivo avviene attraverso le nostre domande e le risposte che dà appunto l'inconscio. Le risposte che dà l'inconscio ovviamente non sono risposte come possiamo immaginare che vengono dalla parte logica verbale, quindi l'inconscio non ci può rispondere parlando, perché quella è la parte logica razionale, ma l'inconscio ci risponde attraverso la comunicazione non verbale. E in primo luogo i due segmenti comunicativi principali che abbiamo per poter comunicare con l'inconscio del nostro interlocutore sono l'ondulazione del corpo in avanti e l'ondulazione del corpo indietro. L'ondulazione del corpo in avanti vuol dire risposta positiva, l'ondulazione del corpo indietro vuol dire risposta negativa. Quindi quando noi chiediamo la domanda, caro inconscio, vero o falso che ti chiami Armando, dopo aver sensibilizzato, che cosa succede? Che istintivamente la persona percepisce una spinta del corpo in avanti. Quindi si vede proprio che la persona si sposta con il corpo in avanti. Al contrario, caro inconscio, vero o falso che ti chiami Francesco, ecco, nel mio caso è falso, quindi si osserva l'ondulazione del corpo indietro. Bene, questo è un segnale universale, lo spostamento del corpo avanti e indietro. Non vale a prescindere, universale vuol dire che non ha sesso, non ha religione, non ha razza, non ha connotazione geografica. È un segnale che avviene in qualunque tipo di individuo, di essere umano. Quindi è un qualcosa che noi possiamo fare per qualunque tipo di persona. E attenzione, perché spesso e volentieri mi capita che le persone che vengono in studio rimangano sorprese, veramente sorprese, perché si girano come a cercare qualcuno che le abbia spinte, perché effettivamente si sente proprio una spinta vera e propria. Non so, sicuramente qualcuno di voi avrà avuto modo di provare e di testare magari una di queste tecniche, ma si sente una vera e propria spinta del corpo, avanti e indietro, quindi si rimane veramente colpiti. Bene ragazzi, questo vuol dire che siamo entrati in contatto per la prima volta in maniera efficace, in maniera reale con la nostra parte istintuale. E se vogliamo, la genialità di Stefano Benemeglio è stata proprio questa, cioè quella di darci un modo di poter dialogare in maniera diretta con il nostro inconscio. Cioè questa è la parte più bella delle discipline analogiche, dialogare in maniera diretta. Provate a immaginare, se voi doveste chiedere un mutuo, ok, un prestito, a chi vi rivolgete? Vi rivolgete, non so, alla banca, al direttore di banca, no? Per chiedere dei soldi. Ma voi potreste mai chiedere a, non lo so, al macellaio di farvi dare, di aprirvi un mutuo? Certo che no, vi dovete rivolgere per forza al direttore di banca. E la stessa cosa vale anche per quanto riguarda le nostre emozioni, i nostri disagi. Ma se le nostre emozioni sono gestite dal nostro inconscio, ma noi ci possiamo rivolgere alla logica per poterle risolvere? Ci dobbiamo rivolgere a chi? Al direttore di banca, ossia al nostro inconscio. È lui che è il direttore appunto di banca delle nostre emozioni. E tante volte invece noi pensiamo di essere in grado di risolverci le nostre dinamiche emotive attraverso il pensiero logico razionale. Non potete immaginare, ragazzi, ma probabilmente qualcuno di voi lo saprà, quanti corsi di formazione mi capita di vedere in giro in cui si parla e si afferma questa cosa qui. Impara a controllare le tue emozioni, impara a gestire le tue emozioni, oppure doma la tigre che è in te, eccetera, eccetera. Quanti ne avete sentiti di questi corsi? A bizzeffe, perché tutti ci vogliono insegnare a controllare e a gestire le emozioni come se fossero loro il problema. Ecco, e nessuno invece ci fa un corso in cui ci si dice impara a controllare la tua logica e non rompere le palle, perché mette sempre il bastone fra le ruote. È detta un po' così forzatamente. Il punto è questo, che noi pensiamo che la nostra logica sia sempre migliore rispetto appunto al nostro inconscio. E invece, attenzione, ripeto, noi dobbiamo imparare a far sì che queste due stanze vadano nella giusta direzione. E abbiamo lo strumento dell'indagine analogica, quello in cui appunto noi chiediamo all'inconscio qual è la causa originaria delle nostre problematiche, dei nostri disagi. Quindi una volta che abbiamo chiesto vero o falso che ti chiami Armando, chiederemo all'inconscio in quali elementi, in quali momenti della tua vita hai vissuto dei turbamenti che sono causa, per esempio, delle difficoltà che stai vivendo oggi.
Una volta identificato questo, poi vi lascerò anche, attenzione, dei link e dei dettagli sui quali potete andare a trovare vari video su come poter procedere anche su queste cose qui in maniera autonoma. Adesso io ve le vado a spiegare velocemente perché abbiamo anche dei tempi ristretti, però vi lascio tutti i link e i riferimenti in cui potete andare a trovare le informazioni necessarie per poterle poi attuare voi da soli a casa per fare questo. Quindi, dicevamo, una volta che abbiamo chiesto all'inconscio quando è il periodo in cui si manifesta l'evento, per esempio, turbativa che ci ha creato il disagio attuale, lo andiamo a cercare in maniera specifica. Quindi noi diciamo che l'inconscio, per esempio, poniamo il caso di una persona di 40 anni, dobbiamo capire prima o dopo la metà della vita vissuta, quindi prima dei 20 anni o dopo dei 20 anni, e l'inconscio ci risponderà sempre con l'ondulazione del corpo. Se ci dice prima dei 20 anni, noi tenderemo a restringere sempre di più il periodo in cui, fino a che non arriviamo a un momento in cui possiamo trovare un arco all'incirca di 5 anni, ok? Possiamo andare anche più nello specifico, attenzione, possiamo trovare anche l'anno, il mese e il giorno, esatto, ok? Ma anche un arco temporale di 5 anni è più che sufficiente. Una volta trovato quel momento lì, chiediamo appunto all'inconscio con chi è accaduto l'evento. Quindi, persona di sesso maschile o di sesso femminile. E se una delle due, a quel punto andiamo a ricercare la persona specifica. Se ci dice sesso maschile, noi chiederemo, ovviamente partendo dall'origine, caro inconscio, è stato in relazione a papà? Partiamo ovviamente sempre dall'origine storica, dalla genesi storica familiare. Papà, se l'inconscio ci dice sì, ok. Se ci dice di no, andremo a vedere, non è papà, perfetto, allora chi è? Sarà un parente? E andiamo a elencare i vari parenti, se ci dovesse dire di sì. Se non è un parente, è un amico, un partner, un conoscente e così via, fino a che non identifichiamo la persona specifica. Stessa cosa vale ovviamente se l'inconscio ci richiama un soggetto femminile anziché un soggetto maschile. Partiremo dalla mamma e poi andremo sempre più in là. Trovato quindi periodo e persona, a quel punto noi abbiamo la possibilità, visto che stiamo parlando del cliente che lo fa su se stesso, l'analogista a questo punto farebbe tutto un altro discorso, tutto un altro protocollo, ovviamente. Il cliente invece che non ha le competenze tecniche per potersi fare tutto il protocollo da solo, a meno che non è esso stesso l'analogista, che cosa può fare? Può chiedere subito al suo inconscialist di creare un negoziato. E il negoziato sarà proprio questo, ossia, caro inconscio, io voglio migliorare, per esempio, il dato X, voglio abbattere gli attacchi di panico, non voglio più essere ansioso, oppure voglio sentirmi più sicuro di me, eccetera, eccetera. In cambio del raggiungimento dell'obiettivo, che è quello appunto di abbattere gli attacchi di panico, io ti vado a riaprire il turbamento dell'evento accaduto con ciò che abbiamo identificato. Quindi, per esempio, mamma 5 anni, mamma 10 anni, papà 12 anni, eccetera, eccetera. E si chiede, caro inconscio, accetti questo negoziato? Ricordiamoci che l'accettazione del negoziato è importantissima, perché se l'inconscio accetta il negoziato, allora possiamo procedere. Se l'inconscio il negoziato non lo accetta, dobbiamo trovare un'altra, come dire, un'altra moneta di scambio, che potrà essere magari un altro evento, intendiamo. Però, ovviamente, se l'inconscio ci dice di no, noi dobbiamo procedere in maniera diversa. Non possiamo aspettarci di avere un risultato se invece l'inconscio ci dà un segnale negativo. Quindi, a quel punto, una volta che abbiamo stabilito il negoziato con l'inconscio, l'inconscio ci risponde positivamente sì, ok, accetto il negoziato, possiamo procedere con la fase successiva. La fase successiva è quella che io chiamo quella con la tecnica della sedia vuota, ossia ci mettiamo noi seduti su una sedia oppure in poltrona, meglio ancora se ci mettiamo in poltrona o sul divano, oppure se volete vi potete anche sdraiare, come preferite. E trovate una posizione però che sia comoda e vi prendete 10 minuti, un quarto d'ora di tempo, anche di più volendo, ma almeno 10 minuti, un quarto d'ora, per far sì che la vostra mente vi possa riportare in maniera istintiva e naturale nel periodo storico che avete trovato. Quindi faccio un esempio. Abbiamo identificato 10 anni mamma, benissimo. Chiederemo al nostro inconscio, per inconscio vuoi
andare a rivedere questo evento in cambio di ottenere il risultato? Sì, perfetto. Vi mettete sdraiati, vi mettete seduti, chiudete gli occhi, vi lasciate andare e lasciate che la vostra mente vi riporti lì per libera associazione, a quei 10 anni con la mamma. Non forzate voi andando a ricercare chissà che cosa, non bisogna trovare necessariamente traumi, disagi, turbamenti di chissà quale tipo. È l'inconscio che vi guiderà. Sarà lui a farvi aprire in maniera istintiva delle immagini. Piano piano arriveranno delle immagini e voi dovete solo assecondare quelle immagini qui. Insieme alle immagini, lasciatevi andare sullo stato emotivo, perché la cosa più importante è quella, ossia rivivere lo stato emotivo di quel momento, l'emozione che avete vissuto in quel turbamento a 10 anni, per esempio, con la mamma. Prendetevi, ripeto, 10 minuti, un quarto d'ora per rivedere quelle immagini. E poi successivamente, appunto, tecnica della sedia vuota, che cosa significa? Che dovete mettere una sedia vuota vicino a voi e far finta che ci sia appunto l'analogista di fiducia vicino a voi. Perché? Perché parlare da soli può diventare anche un po' problematico, non tutti sono in grado di farlo. Ma se pensate che c'è l'analogista lì vicino a voi, vi diventa probabilmente più facile. Allora raccontate a questo analogista, raccontate a questa sedia vuota ciò che avete vissuto in quei 10 minuti, in quel quarto d'ora, 20 minuti o più, che siete andati a rivivere appunto la vostra esperienza. Sempre rimanendo ad occhi chiusi, sempre continuando a concentrarvi su quello stato emotivo, allora continuate, ripeto, a raccontare. Caro inconscio, è accaduto con quel caro analogista, mi ricordo quando a 10 anni mi sono ritrovato con la mamma e è accaduto questo, questo, questo e questo, ok? Anche qui prendetevi il tempo necessario, non andate di fretta, non vi insegue nessuno. Ovviamente trovatevi un po' di tempo disponibile, trovatevi, che ne so, 40 minuti, un'ora in cui potete lavorare per voi stessi. Attenzione, lo potete fare anche più ristretto, ma è chiaro che più voi vi concedete del tempo, più sarà efficace l'effetto che potete ottenere. Quindi, una volta che avete raccontato questa esperienza, vi prendete... chiusa l'esperienza, terminato di parlare, vi prenderete qualche minuto di tempo invece per rilassarvi profondamente e a quel punto ve lo dite da soli nella vostra testa, lo potete dire anche ad alta voce. Ecco, da questo momento in poi mi rilasso e vado a cercare un evento bello accaduto nella mia vita, un evento che mi ha dato gioia, soddisfazione e felicità, ok? E ancora una volta, come avete fatto prima, lasciate che sia la vostra mente, la libera associazione, a trovarvi il primo evento che vi viene in mente. Non ha importanza quando sia accaduto. Può essere accaduto ieri come 20 anni fa, non ha importanza. Il primo che vi viene in mente ve lo andate a rivedere. Ecco, mi ricordo, non so, quando è nato mio figlio, quando è nata mia figlia, quando mi sono laureato, quando mi sono fidanzato, quello che vi pare a voi. E vi prendete anche qui 5 minuti di tempo per rivivere quell'esperienza. Rivissuta questa esperienza, contate fino a 3, fate un profondo respiro, buttate fuori dalla bocca e poi lentamente riaprite gli occhi. Lentamente vuol dire prendetevi anche qui il tempo necessario. Ok? Quindi vedete, fornire gli strumenti, questo è quello che noi insegniamo anche durante le sedute di riequilibrio emotivo, al fine di far sì che il nostro interlocutore, il nostro cliente, poi a casa, ripeto, quando si trova magari in condizioni di difficoltà, può interagire anche da solo, può lavorare anche da solo. E soprattutto una volta che siamo arrivati al termine del nostro percorso, quando insieme al nostro cliente stabiliamo che abbiamo raggiunto l'obiettivo e che possiamo salutarci, la persona ha uno strumento che gli serve non solo per la difficoltà stessa, ma in generale per tanti aspetti della propria vita. Il riequilibrio emotivo, almeno questa è quella che è la mia visione, non è soltanto, diciamo così, l'intervento che si fa quando hai un problema. Il riallineamento emotivo deve avvenire nel momento in cui tu ti senti di voler migliorare. È una forma di miglioramento personale, non è soltanto tamponare a un disagio che esiste, ok? Perché non vorrei che passasse poi questo pensiero, vado dall'analogista perché ho un problema. Vuoi migliorare? Vai da un analogista, cioè, oppure fai il tuo percorso anche di studi da questo punto di vista, perché ti serve per migliorare sempre te stesso. Bene ragazzi, io sto terminando il tempo a disposizione perché poi ho altri appuntamenti da dover seguire a catena dietro a questo. Oggi è una giornata
impegnativa al massimo. Ho finito 5 minuti prima di parlare con voi un altro webinar specifico sulla comunicazione analogica per gli amministratori di condominio, è stata una cosa fantastica. E quindi ovviamente purtroppo vi devo salutare. Ma prima di salutarvi, vediamo un attimo, perché ho visto che c'era stata qualche domanda. Vediamo un po' se riesco a vederle qua. Dovrebbe esserci chat, perfetto. Allora, vediamo. Intanto buona giornata analogista anche a te, carissima Maristella. Franco, è il caso di chiedere all'inconscio di quanto tempo ha bisogno di rivivere il turbamento? Allora, in realtà no, Franco, perché? Perché lo percepirai tu in maniera automatica. Le possibilità sono due. Quando vai a rivivere il tuo evento e senti lo stato tensionale emotivo, ti accorgerai che a un certo punto quello stato tensionale emotivo comincia a calare, ok? Quando senti che quell'emozione che hai vissuto non è più così forte, allora lì puoi incominciare a parlare e piano piano con il parlare stai scaricando. Quindi scaricando si abbasserà ancora di più lo stato tensionale, ok? Che cosa succede a quel punto? Che hai un'altra indicazione per sapere se hai lavorato bene oppure se c'era bisogno di lavorare ancora di più. Quando conterai fino a tre e farai un profondo respiro proprio nella fase finale e dirai a te stesso ok, riapri pure gli occhi, prenditi il tempo necessario, ricordatevi questo, quanto più tempo ci mettete ad aprire gli occhi, tanto più vuol dire che avete ancora bisogno di lavorare. Se riaprite subito gli occhi, non che avete lavorato bene, è stato sufficiente all'inconscio il lavoro fatto. Se invece ci mettete più tempo ad aprire gli occhi, vuol dire che ancora avete bisogno di lavorare, di elaborare. Quindi magari ne approfittate e dopo qualche giorno riprendete e rifate di nuovo il vostro riequilibrio emotivo personale. Ok? Avete altre domande, ragazzi, al volo? Vediamo un po'. Se qualcuno di voi ha delle domande, o le scrive in chat, oppure non so se c'è ancora Arianna che può abilitarci in qualche modo con i microfoni. Allora, io intanto attendo dalla chat. Vediamo. Ok, va bene. Quindi, per andare a conclusione, voi comunque... Sì, esatto, Alessandro, adesso vi do i link. Voi potete andare o sul canale YouTube Armando Stano, quindi voi andate su YouTube, cercate Armando Stano e lì trovate tutti i miei video. Tra questi video ce n'è uno che c'è scritto come individuare la propria tipologia d'appartenenza. In realtà in quel video per individuare la tipologia ovviamente viene fatto un test induttivo, quindi c'è proprio un'induzione ipnotica vera e propria che voi potete seguire. Una volta creata quell'induzione, chiudete gli occhi e incominciate a chiedere al vostro inconscio vero o falso che mi chiamo Alessandra e aspettate la risposta, se vi spinge avanti o se vi spinge indietro, vero o falso che mi chiamo Franco, eccetera, eccetera. Quindi su quel video lì potete andare a trovare l'induzione che vi permette di crearvi appunto l'autoinduzione per poter lavorare con voi stessi. Vediamo che ho visto che c'era un'altra domanda, vediamo qui. Se non si ha esperienza nel farlo, cioè si può provare lo stesso o magari si peggiora? Assolutamente no, Rita. Puoi provarci tranquillamente, senza alcun tipo di problema, perché non succede nulla. Cioè, al massimo non ottieni risultato, ma sicuramente a peggiorare non peggiora. Quindi tu puoi, anzi, ti dirò di più. Già il fatto che tu ti stai cimentando a fare un'esperienza di questo tipo vuol dire che c'è una forte motivazione a voler risolvere la tua difficoltà, qualunque essa sia, e quindi anche questo potrebbe essere un modo per poter trovare una soluzione, ok, al tuo disagio o al tuo problema. Quindi vai tranquilla, perché se tu segui le indicazioni che troverai appunto sul video di cui ho parlato prima, non avrai difficoltà a comunicare con il tuo inconscio. Nel video lo spiego, eh. Poi attenzione, ripeto, se volete vi potete iscrivere al canale, potete eventualmente anche iscrivervi al gruppo Armando Stano Group, dove puntualmente o faccio dirette o rilascio sempre video su queste esperienze qui, e lì sui miei canali potete trovare anche altri video, anche sul gruppo UPDA troverete una playlist che ho fatto, se scorrete nella pagina
o nel mio gruppo, nel gruppo UPDA, troverete proprio un post in cui ho scritto playlist su come effettuare autonomamente un riequilibrio emotivo. Seguite quegli step, seguite quei passaggi e non avrete alcuna difficoltà per potervi creare un'autoinduzione e lavorare su voi stessi. Vediamo ancora le ultime domande, vediamo un po'. Grazie a te di nuovo Maristella. Quando si cerca di stabilire l'anno dell'evento del vivere, è il caso di cercare il mese, giorno e ora? No, mese, giorno e ora non è necessario, se per, diciamo, una questione proprio puramente soggettiva. Se vi va, per curiosità, potete anche andare, non è necessario. Quindi voi potete trovare anche l'anno, all'anno vi potete tranquillamente fermare e quindi di conseguenza potete tranquillamente trovare l'anno e passare su quello, anche perché, sapete, in fin dei conti noi abbiamo bisogno di andare a elaborare e quindi l'elaborazione comporta il fatto che insieme all'evento stesso ne usciranno tanti altri. Quindi noi dobbiamo elaborare quegli elementi lì. Vediamo Alessandra, mi dici, vorrei, sì, mi dicono dalla regia 5 minuti al massimo, si va in chiusura. Vorrei fare ipnosi ai miei figli, ma temo di essere il loro problema. Sarebbe meglio una terza persona? Allora, cara Alessandra, intanto ti dico questo. A prescindere dal fatto che sarebbe meglio una terza persona o no, ti rispondo per un minuto. Sicuramente è che se vuoi lavorare con i tuoi figli al fine di farli migliorare da alcuni punti di vista, è sempre meglio rivolgersi a un professionista. Partiamo da questo presupposto. Quindi, ripeto, è sempre meglio rivolgersi a un professionista. Se poi in qualche modo, non so, tu hai le competenze, questo non lo so, per poter fare determinate cose, puoi anche lavorarci tu. Nel senso che con le discipline analogiche noi non siamo come gli psicanalisti, perché facciamo tutt'altro, ma non abbiamo la stessa filosofia della serie, appunto, non puoi lavorare con i parenti, con gli amici degli amici, gli amici dei parenti e così via. Noi possiamo lavorare con chiunque. Quindi anche io, per esempio, tante volte io faccio delle sedute con mia moglie fa delle sedute con me, e capirai. Ti lascio immaginare che famiglia, a parte gli scherzi. Comunque, sicuramente ci puoi lavorare. Però, ovviamente, il consiglio che ti do è che se hai esperienza, bene. Se non hai esperienza, è meglio rivolgerti a un professionista. Sempre se stai affrontando delle difficoltà importanti che vuoi risolvere. Altrimenti, se vuoi fare sperimentazione, la sperimentazione la puoi fare con chi. Ok? Bene ragazzi, spero di essere stato abbastanza esauriente in questo poco tempo a disposizione. Mi ha fatto piacere vedervi in tanti, perché vedo che siamo veramente tanti in questa chat, e quindi vi invito appunto a continuare a seguire il canale ufficiale UPDA, quindi la pagina UPDA, il sito UPDA, i miei canali ufficiali Armando Stano, Armando Stano Group, il canale YouTube. E quindi ci vediamo in giro, ci vediamo nei prossimi incontri e in giro sul web. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Ciao a tutti.